Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Primo video del nuovo ciclo. Sì, in realtà, ragazzi, sempre quello. Però, come avete visto, ho fatto un piccolo restyling con un fotoprofilo, nuove copertine, qualche banner diverso, insomma, piccole modifiche che però in realtà significa molto per me perché, insomma, ringrazio per questo Sony che mi ha fatto le grafiche perché un po' ogni tanto bisogna cambiare. Cambiare così come sta facendo, sta cercando di fare la Juventus. Nel momento in cui sta aspettando certe cessioni iniziano appunto a fioccare gli acquisti, o meglio, a determinarsi certe condizioni per certi acquisti. Volevo puntare un po' il discorso su quello che è stato il nuovo acquisto, McKennie, e visto che ho fatto già un video, ma era molto più generico, diciamo così, volevo anche un po' esporre con voi, anche condividere opinioni in merito alle cifre che sono uscite, e quindi questa cosa qua è molto molto interessante, anche per poi vedere effettivamente dettaglio per dettaglio quali sono le cifre e così via. Prestito oneroso, su questo c'è alla fine da subito grande certezza, perché comunque è un colpo particolare, un colpo che può essere bene come male, quindi un colpo sul quale sicuramente le tese e le aspettative sono molto alte, però insomma c'è sempre un margine di rischio, perché poi il campionato è nuovo e il giocatore è molto giovane. 4,5 milioni di prestito oneroso, e fin qui chiaramente interamente spesati in questo esercizio, quello corrente. Parliamo poi di quello che è il riscatto, cioè da una parte un diritto e da una parte l'obbligo. Il diritto è chiaramente quando Juventus, nel momento in cui volesse Juventus riscattarlo, può liberamente farlo anche il giorno dopo, anche domani, per una cifra di 18,5 milioni. Quindi siamo già tra uno e l'altro a 23 milioni. Quindi nella minore delle ipotesi, cioè nella migliore delle ipotesi, nel momento in cui venisse riscattato, sono sicuramente 23 milioni. E questi 18,5 sono spalmati in tre esercizi, quindi anche una dilazione di pagamento importante, perché alla fine, come sappiamo, la liquidità è la parte più carente e più delicata della storia, della situazione. Ma non è finita qui, perché chiaramente c'è anche l'obbligo di riscatto, obbligo che ci sarebbe solo a determinarsi di certe condizioni, che chiaramente non ci vengono esposte nel comunicato Juve, perché sono cose più riservate, diciamo così, ma presumo che sia un discorso sulle presenze, cioè così come si vociferava nel momento in cui il giocatore dovesse fare una percentuale o un numero preciso di presenze, ecco che scatterebbe l'obbligo di riscatto. Il che è un bene, perché l'obbligo di riscatto vorrebbe dire che il giocatore è stato utilizzato, quindi utilizzato uguale serve, e quindi la spesa andrà in qualche modo a avere una conferma della validità stessa della spesa. E infine ci sono i bonus, perché come sempre non mancano i bonus, quindi siamo già a 23 milioni e arriviamo a fine a 30. Arriveremo forse. Arriveremmo a 30 nel momento in cui si verificassero certe condizioni. Condizioni che non ci sono in nessun modo, appunto, date, ma sono condizioni che serve verificarsi di certi traguardi, obiettivi, ma del calciatore così come anche della squadra, durante il periodo contrattuale, insomma, la permanenza dello stesso Weston McKennie alla Juventus. E questa cosa qua ho visto anche commenti in giro, qualcuno tra i tifosi ha anche un po' sotto il naso, perché ha detto sì, beh, alla fine, ma dovesse essere tutto, sono 30 milioni, quindi alla fine sembrava un giocatore che sarebbe arrivato con le condizioni intorno ai 20-25 milioni, insomma, e già parliamo di 30 milioni potenziali. Però voglio qui soffermarmi su questa potenziale spesa di 30 milioni totale, perché parliamoci chiaro, specie sui bonus, ma anche prima con l'obbligo di riscatto a determinarsi di certe condizioni e col diritto prima, è tutto a scaglioni, è tutta una scala di, come dire, di conferma del giocatore. Cioè, più il giocatore fa bene, più è automatico, chiaramente, che il giocatore fa bene è un giocatore convincente sul quale puoi investire, più la squadra effettivamente può anche far bene, e quindi più spendi, più paghi. È il che è un bene, cioè, nel senso, nel momento in cui facesse male il giocatore, non avremmo neanche l'obbligo di riscatto perché non avremmo in nessun modo giocato tot partite, e se facesse male dopo l'obbligo di riscatto, non arriveremo a quei 30 milioni con i 7 di bonus, perché vuol dire che certe condizioni, anche di squadra piuttosto che individuali, non sono state raggiunte. Quindi questa cosa qua, questo graduale aumentare e innalzarsi del prezzo, è invece sempre una copertura, una garanzia per la squadra proprio che compra, perché compra a determinate condizioni, le stesse che il giocatore e la squadra devono in qualche modo raggiungere. Quindi nel momento in cui il giocatore fa bene, la squadra fa bene, quei 30 milioni saranno, col senno di poi, sicuramente molto buoni. Quindi la Juventus si garantisce da tutti i punti di vista la libertà di scelta, perché l'obbligo, come detto prima, è una scelta, è un vincolo chiaramente, ma determinato da condizioni positive del rendimento del giocatore. Ma comunque è garantita dal diritto che può in qualsiasi momento esercitare come no, e quindi riportarlo allo Schalke senza nessun obiettivo raggiunto per l'appunto. Quindi resterebbero solo i 4,5 milioni di prestito oneroso. Quindi, secondo me, è un colpo veramente da maestro.
Come cifre ci siamo, perché è un giovane, neanche troppo giovane emergente, ma neanche troppo emergente, cioè ha 22 anni praticamente, quindi ero giovanissimo, e però è un giocatore particolare sul quale secondo me Paratici ci ha puntato molto e non è casuale che sia arrivato, quindi credo che sia un discorso di scouting molto preciso che Paratici ha portato avanti in questi ultimi mesi, o di più, non lo sappiamo. La cosa che tra l'altro dà molto credito all'acquisto di McKennie o al prestito di McKennie è il fatto che sia americano. Quindi lo strizzare l'occhio, fare occhiolini in qualche modo al mercato americano di questi tempi, o comunque sempre in generale, ma è sempre una buona cosa. Quindi anche il fatto che il post, il comunicato ufficiale di ieri sia stato fatto tarda serata, un orario un po' strano, è perché chiaramente negli USA erano comunque ancora pomeriggio, pienamente pomeriggio, quindi chiaramente era molto più come interessante da quelle parti là che da noi. Quindi nulla è lasciato al caso e spero insomma, che McKennie abbia anche questa doppia validità, sia che sia un giocatore ottimo in campo, ma anche un'ottima opportunità di farsi conoscere, far conoscere il brand Juventus negli USA. Quindi chiaramente di questo parliamo. Aspetto questi commenti qui sotto e poi chiudiamo il capitolo McKennie. Nei prossimi giorni vedremo cosa succede, perché inizia il calciomercato il 1 settembre ufficialmente. E vediamo un po' quello che succede nel mondo, perché il calciomercato si fa nel vivo. Devo dire che per quanto sia un calciomercato, secondo me alla fine è povero, ma le idee e le voci sono in realtà molto più ricche di quanto non lo siano in condizioni normali di calciomercato. Ma insomma, questo vedremo un po' come andranno le cose, strada facendo. Forza, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.